E allora, Pasqua, cosa bisogna fare? Le uova sono ormai troppo inflazionate, io penso che oltre alla colomba andrò a farmi una buona pastiera e quindi mi serve un buon panettiere. Quale miglior panettiere di Stefano Chiodaroli? Buona Pasqua Stefano. Buona Pasqua a voi. Stefano Chiodaroli è già pronto, ho già fatto arrivare delle farine speciali, quasi oramai non più 00 perché è troppo raffinata, farine oramai molto, anche più grezze che contengono anche fibre, così riusciamo a soddisfare le esigenze di tutte. Anche uova di cioccolato e poi che altro stiamo preparando delle colombe, tutti i gusti, essenzialmente la colomba al gusto di colomba. Chiaro. Colombe al cioccolato, colombe al pistacchio, colombe al torroncino, colombe al cioccolato al latte, colombe al cacao, colombe alla marmellata, colombe al mirtillo, colombe alla senape. Colomba e Anduia, sto lavorando sulla colomba all'Anduia, un contrasto che non mi è ancora riuscito perfettamente. Sta nascendo un brand, ragazzi, clamoroso. No, sta nascendo una strage colomba e l'Anduia, vediamo prima di farlo diventare. Dopo Pasquetta cosa succederà, però come nella migliore tradizione calabrese, non lasciamo fare in cucina alle donne, quindi andiamo a chiamare la panettiera che provvederà a tutto questo. Un attimo solo che la chiamo io. Piero! Adesso arriva. Buona Pasqua, Stefano Chiodaroli. Agli amici di Gioia Video Channel. Prossima volta bottiglia d'olio e sacchettino di peperoncino. Sono pronto. Bene. E invito a casa a presentarmi le cugine. Grandissima.